anche per me di avere anche loro che interverranno, ma anche per ascoltare quello che direi. Il programma della giornata, credo che abbiate avuto tutti, la presentazione ovviamente è già stata fatta, e quindi inizierei tra un attimo prima di dire due parole, con il diritto di saluto della dottoressa Emi Moroni di ISPRA, dopodiché darei la parola a Di Girolamo Guerrere del Ministero dell'Ambiente, che anticipa l'intervento di Montone, che sostituisce la Gazzolo, e a seguire la dottoressa Pissori, che ci parla un po' delle scadenze istituzionali. Fatte diciamo queste 4-5 parti, passeremo alla tavola rotonda, che è probabilmente quella della cosa che sicuramente diciamo, non può suscitare più interesse, anche alla luce del fatto che scende nel dettaglio di quelli che sono i piani di monitoraggio nazionali da mettere in campo e da realizzare fin dal 2014, che sono quelli che ci porteranno ad una buona conoscenza dello stato ambientale dei mari e delle sue risorse. Prima di passare la parola a Emi Moroni per il saluto da parte di ISPRA, che è l'istituto che cura a livello nazionale gli aspetti connessi alla tutela ambientale, devo dirvi solo una cosa di carattere molto generale, che questa noi abbiamo colto con favore la proposta di effettuare per quanto riguarda la sottoregione adriatica una riunione sugli aspetti connessi alla consultazione pubblica in questa sede per due motivi. Uno, perché l'Emilia Romagna ha il coordinamento di tutta la sottoregione adriatica, quindi coordina tutte le regioni che si affacciano su questo mare. Ma l'altro, anche per una ragione storica, tutto sommato, se pensiamo che il monitoraggio in Italia è nato a Cesenatico. È nato a Cesenatico nel 1977, quindi tantissimi anni fa, avevano tutti i capelli scuri, non bianchi e così via, grazie all'attività della Daphne 1 a quel tempo, e di tutti i suoi ricercatori che nel tempo ci sono succeduti. Allora eravamo in due, adesso la Daphne ha 12 operatori, è cresciuta molto, l'attività è cresciuta in maniera altrettanto rilevante. E quello è stato un po' il germe che poi tutto sommato, credo che di questo fa la battuta anche la Di Girolamo, si sono innescati dai progetti nazionali, quelli derivanti dal 979, che poi ha riguardato pure il monitoraggio dei mari, che ha avuto proprio origine da quel punto. Quindi io mi fermo qui, anche perché davvero gli interventi sono tanti, vogliamo rispettare i tempi che ci siamo dati, oltre che ringraziarla per essere venuta, passo subito la parola a Emi Moroni, che ci porterà il saluto del Presidente di ISPRA. Prego. Grazie.